tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Questo weekend vi porteremo con noi alla scoperta di una bellissima città slow, ovvero Chiavenna. Eccoci appena arrivati a Chiavenna, abbiamo appena parcheggiato, quindi vi facciamo vedere un po' questa parte centrale. Allora, missione tavolino superata, è proprio il tavolino che volevamo da giorni, esattamente sopra questo posto. L'avevamo mirato anche da casa e quindi ci siamo riusciti. Questo posto è veramente bellissimo. Allora, per quanto riguarda i vini abbiamo preso, chiedo all'intenditore. Te un San Lorenzo e io un La Crucis. La Crucis? Sì, un Inferno. E come sono? Due vini del posto, locali, giusto? Sì, locali rossi. Benissimo, adesso allora assaggiamo. Quindi. Allora, i piatti sono già arrivati, la città è slow ma il servizio è stato veloce. Comunque io ho preso insalata di burrata con pomodorini e Antonio ricotta fresca, quindi buon appetito a noi. Comunque io nel frattempo mi sono innamorata di questo balconcino. Se il proprietario volesse farmi un regalo può scriverlo nei commenti e accetto volentieri. Abbiamo finito il pranzo, come avete visto, ci siamo trattati bene con burrata e prodotti vari, buoni, molto buoni. E ora stiamo camminando un po' per il centro di Chiavenna prima di andare alla nostra casa dove staremo in questi giorni. E stiamo andando in particolare alla collegiata di San Lorenzo, che ci hanno consigliato i signori molto gentili del locale dove abbiamo mangiato, che è, diciamo, il principale edificio religioso della città di Chiavenna. Ma la domanda è: perché siamo a Chiavenna? Esatto, la domanda è proprio questa, nel senso che siamo a Chiavenna perché questo posto è una delle circa 80 città slow italiane. Quindi sono città, anzi, se non sapete cosa sono le città slow, andate a vedere il video in cui ne parlo. E sono praticamente città che hanno fatto della lentezza il loro valore principale e quindi, diciamo, sono città del buon vivere. Quindi città dove, diciamo, si evita di correre, come si fa, diciamo, tendenzialmente nelle grandi metropoli, e ci si dedica più, diciamo, a una vita con un ritmo più sostenibile e, diciamo, se si può dire, rilassante. Quindi sono l'ideale magari per fare qualche weekend fuori, staccare un po' la spina anche dal caos della vita cittadina, come noi sappiamo bene. Quindi infatti passeremo qualche giorno qui, vi faremo vedere tutte le bellezze che ci sono qua a Chiavenna. È una città storica piena di cose fantastiche da fare e da vedere nella natura e anche appunto per la cultura, la storia e le tradizioni. E nulla, adesso vi portiamo un po' alla collegiata di San Lorenzo, poi proseguiamo con il resto. Andando a Pianazzola, che è dove avremo la casa, è più in alto rispetto Chiavenna. A Chiavenna, e siamo quasi arrivati, 4 minuti.
questo appunto bed and breakfast è stato ristrutturato da poco e in precedenza è stata una vecchia scuola fino al 1981, vicino a Chiavenna, perché una decina di minuti di macchina, si sale un po' verso l'alto. E appunto è molto carino perché ogni stanza ha il nome di una materia scolastica, quindi la nostra si chiama musica, e è bellissimo. Tra l'altro, guardate che mi sono accorta che dalla nostra finestra si vede esattamente lì il chiostro dove eravamo prima, la collegiata di San Lorenzo, quindi siamo esattamente sopra Chiavenna. Ecco qui. Allora, programmi per la cena. Quindi siamo qui, stiamo per iniziare la cena in questo posto sempre con terrazza sul Mera e stiamo intanto guardando le nostre future case ideali con terrazzini, con le sedie per godersi la vita lenta. Se non sono slow living queste case. Allora, questi sono asparagi alla parmigiana. Primo piatto dopo gli asparagi alla parmigiana, risotto agli asparagi, oggi tema asparagi, contento? Non è male, sono contento. Il primo era, l'antipasto era buonissimo, il primo adesso l'assaggiamo. Perfetto, bene bene, vi facciamo vedere il terrazzo dei miei sogni e ora buon appetito. Il primo era veramente buonissimo, adesso si va al dolce. Assaggialo. Il mio cucchiaio è già pronto. Infatti ho visto che eri lì. Vado, eh. Vai, vai. Mille foglie. No, sfogliatina alle fragole. Sfogliatina alle fragole. Passa? Mi sa di sì. Allora, noi abbiamo mangiato qui in questo ristorante davanti a noi, in quella terrazza, e adesso stiamo facendo questa passeggiata su questa passerella. Pensate che noi avevamo scoperto Chiavenna 2 anni fa, perché siamo venuti qui per il master che stavamo facendo insieme io e Antonio. Circa 2-3 annetti fa abbiamo fatto un... facciamo una sessione outdoor, cioè quindi... In realtà non a Chiavenna ma a Piuro, che è qua vicino. Esatto, a Piuro, che è praticamente un paesino, cioè proprio qui a fianco a Chiavenna, tanto che c'eravamo comunque venuti a piedi qui e c'eravamo innamorati di questo posto, perché la particolarità è proprio il fatto di avere questa valle e tu ti trovi in mezzo e intorno, qualsiasi posto guardi, hai le montagne verdi. Sì, no, è spettacolare. Non so se dai video poi si riesce a capire, però... È da provare, c'è una tranquillità assoluta, la natura ci accompagna sempre in ogni aspetto. Adesso beh, c'è il fiume, ok, però anche nel panorama, siamo proprio dentro una conca, le montagne davanti a noi, insomma, qualcosa che... Molto verde. Non siamo, almeno io non sono abituato. Esatto, quindi... noi appunto cittadini di Milano... insomma, cioè, è una cosa che quando vieni, cioè, ti prende e stacchi la spina, cioè basta, altro, non so, stacchi proprio la spina dalla routine di Milano, della propria vita, insomma, quindi ti rigenera. Questa è la vista su Chiavenna dall'alto di sera. Noi siamo a Pianazzola, siamo tornati a casa e tra l'altro abbiamo appena scoperto su internet che Pianazzola aveva 68 abitanti nel 2011, quindi adesso forse ce ne saranno anche meno. Buongiorno, secondo giorno qui a Chiavenna, come potete vedere siamo in camera questa mattina, ci siamo svegliati con calma, abbiamo fatto colazione e adesso abbiamo deciso di rimanere qui perché appunto il tempo non è dei migliori, come potete vedere, non è bruttissimo però è un po' nuvoloso, un po' pioggia,
Quindi abbiamo deciso che ci riposiamo un po' in camera e poi usciamo nel pomeriggio, magari per una passeggiata in centro. E nel frattempo, tra una pausa e l'altra, io sto portando avanti un progetto che appunto faccio nei miei pochi momenti liberi tra tutto il resto. E niente, comunque poi su questo vi aggiornerò prossimamente, visto che è legato al canale, spero che vi farà piacere. Piano piano ci arriverò. E nulla, comunque per stasera abbiamo un obiettivo bellissimo, già da ieri forse, cioè andare a mangiare pizzoccheri in un posto tipico qui. Quindi direi che ci rivediamo più tardi con questo fantastico piatto. Promesso, siamo a un crotto, in particolare al crotto Ubiali. Io mi sto per mangiare gli shat e la bresaola di Chiavenna e Antonio anche la E bresaola. Brie, credo sia Brie, un Brie. formaggio. Il locale è molto carino. Ecco i tanto desiderati pizzoccheri. Antonio ha preso gli gnocchetti di Chiavenna, quindi siamo prontissimi per mangiare. Allora, come sono questi pizzoccheri? Leggerissimi. Allora, abbiamo chiesto a Crotto Ubiali se ci facevano vedere proprio il crotto per capire un po' com'è, e infatti ci stava spiegando che è praticamente questa cavità scavata all'interno della roccia, dove praticamente c'è un soffio d'aria che arriva dalla montagna, se ho capito bene, e che mantiene praticamente gli alimenti in condizione ottimale come vini, formaggi, eccetera, ed è quindi come una sorta di frigorifero naturale. Quindi è proprio tipico di Chiavenna e qua ce ne sono un po'. E fa freddissimo tra l'altro qua dentro, è Esatto. veramente un frigo. Eccoci, stiamo per Un po' lasciare stanca dalla scalinata. questa scalinata. Stiamo per lasciare Pianazzola, facciamo un altro giro a Chiavenna, magari in bicicletta fino a Piuro, e poi torniamo a casa. Allora, stanca? Dai, un pochino, però bello e molto rilassante. Sì, nella natura. Questo è un po' un forest bathing in Questo è un bicicletta. po' un forest bathing, esatto. E adesso stiamo andando alle cascate dell'acqua fragia. Quelle che vedete lì sono le cascate dell'acqua fragia.
la praggia. Una cosa che non sapevamo era che per entrare a vedere le cascate dell'acqua praggia bisogna pagare 3 euro per appunto entrare in questo pezzetto di parco e poi si può stare dentro, se non sbaglio, quanto si vuole, giusto? Ok? Sì. E praticamente è bellissimo secondo me perché ci sono queste cascate che fanno delle mini goccioline che praticamente rinfrescano, quindi è perfetto per l'estate quando uno si vuole rinfrescare un po', cioè per dire io sono al sole e sto benissimo. E poi tra l'altro c'è un birrificio artigianale e un posticino dove mangiare panini o altre cose proprio qua vicino, quindi bellissimo anche per i bambini, super comodo. Dove siamo? Siamo al Parco Archeologico e Botanico del Paradiso, che è un parco, diciamo, vicinissimo al centro di Chiavenna. Siamo venuti qua per stare un po' a contatto con la natura e per scoprire anche un po' di storia, visto che in questo parco ci sono delle iscrizioni sulle rocce risalenti all'antichità e inoltre si può vedere una bellissima vista su Chiavenna. In macchina, stiamo tornando a Milano e niente, il nostro weekend qui è quasi finito, anzi finito, e nulla, speriamo che insomma questi posti vi siano piaciuti, che vi abbiano dato qualche spunto per il futuro, se avrete appunto occasione di venire da queste parti. A te cosa ti è piaciuto di più, Miriam? Ma in realtà questo posto mi è sempre piaciuto, cioè proprio da appena l'ho visto mi è piaciuto proprio questo fatto di sentirsi piccoli con tutta questa natura intorno, è una cosa che mi colpisce molto, sarà che appunto noi di città non siamo così abituati a vedere poi tutto questo verde, quindi insomma questo mi colpisce sicuramente. A te? No, sì, ne stavamo parlando prima anche del fatto che a Chiavenna, comunque Piuro, questi posti qui si vive molto più lentamente, no? I ritmi di vita sono più lenti e ci siamo rilassati e rigenerati tantissimo in soli 2-3 giorni. Sarebbe bello, ecco, che fosse così anche a Milano, con tutti i pro che ha Milano, però questo di certo è un pro di questi paesini della montagna, il fatto di vivere sereni, tranquilli. Stavamo scherzando prima vedendo le persone come camminavano, passeggiavano a Chiavenna rispetto magari al Duomo di Milano, sì, c'è un po' di differenza. Le persone sono tantissimo rilassate. Questo è quello che mi ha colpito di più, però è stato un weekend rilassante, lo consigliamo. Lo consigliamo e insomma noi poi parliamo spesso, diciamo chissà come sarà vivere in un borghetto, in un piccolo paese rispetto a magari vivere in città. Sicuramente ci saranno dei pro e dei contro in entrambe le cose, insomma vabbè, si pensa così anche un po' per riposarsi. Allora speriamo che tutto ciò vi sia piaciuto, che abbiate visto dei bei posti e anche tanto cibo, perché avrete capito che siamo delle buone porchette. E nulla, allora ci vediamo nei prossimi video e se vi piacciono questi video vi vogliamo anche dire che quest'estate avremo modo di vedere delle altre città slow, quindi insomma rimanete sintonizzati. Ciao, a presto. Ciao ciao, ciao.